Un accordo verbale con precise rassicurazioni, niente di scritto, così come avevano chiesto le organizzazioni sindacali. È finito in questo modo l'incontro tra rappresentanti degli ex dipendenti della SETA, oggi in servizio al settore igiene urbana della Multiservizi Nocera, il presidente della società partecipata Fernando Argentino e l'assessore Antonio Angrisani. Sul tavolo la vicenda dei crediti vantati dai lavoratori dopo il fallimento della SETA, ma anche la vicenda che ha spaccato le organizzazioni sindacali su crediti ingiuntivi presentati da un'organizzazione sindacale autonoma e contro i quali la precedente dirigenza della Multiservizi non si era opposta, mentre i confederali CISL e CGL, anche su sollecitazione della stessa Multiservizi, avevano convinto i loro iscritti a non adire alle vie giudiziarie. Azienda e amministrazione comunale hanno riferito che la mancata opposizione ai decreti ingiuntivi è stato frutto di errori di valutazione legati alle notificazioni degli atti, quindi nessuna volontarietà da parte di nessuno. Multiservizi e amministrazione comunale hanno comunque rassicurato i lavoratori che verranno seguiti tutti i percorsi per agevolare gli stessi dipendenti, anche perché nel procedimento fallimentare c'è un saldo attivo che verrà trasferito agli ex dipendenti in quanto creditori privilegiati. Su queste affermazioni CGL e CISL hanno chiesto un atto scritto, un verbale che riportasse tutto quanto dichiarato e discusso. Era stata chiesta anche la partecipazione del sindaco Maglio Torquato, cosa che però non è avvenuta, tanto da spingere i sindacalisti a scrivere in una nota che l'assessore non ha voluto mettere nero su bianco, assumendosi le responsabilità del caso. L'immediata conseguenza è stata la proclamazione dello stato di agitazione di tutti i lavoratori, anche in attesa del preannunciato piano industriale di cui ancora non si conosce il contenuto e l'entità.